Ogni azione amministrativa deve essere improntata alla legalità, al buon andamento e all'imparzialità, lo dice la Costituzione italiana che detta all'articolo 97 i principi proprio dell'attività amministrativa. Ma cosa accade se ai diritti e agli interessi dei singoli cittadini vengono anteposti interessi personali e utilitaristici conseguiti dal pubblico amministratore con una sua propria azione? Anche in questo caso la Costituzione a ricordare il peso delle conseguenze di queste azioni. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In occasione della giornata della trasparenza e dell'anticorruzione, ad Andria, per il Festival della Legalità, l'amministrazione comunale ha organizzato una tavola rotonda dedicata in particolare proprio ai risvolti penali delle scelte amministrative. I reati contro la pubblica amministrazione, che sono i reati commessi anche da cittadini, ma nella fattispecie proprio diciamo, dai pubblici dipendenti, dai pubblici ufficiali o esercenti di pubblico servizio, cosa vanno a minare? Proprio quelli che sono i tre principi cardine, la legalità, ma, la trasparenza, ma soprattutto l'imparzialità della pubblica amministrazione. La prevenzione della corruzione e quant'altro presuppongono un approfondimento e una conoscenza della legalità. Cioè, sotto, diciamo, si parla di corruzione, ma lei sa benissimo che quando si parla di corruzione si parla di tanti fenomeni che ruotano attorno alla pubblica amministrazione. Allora, se non c'è alla base una cultura della legalità che deve partire molto ma molto lontano, cioè deve partire da quando si è bambini e quindi far crescere i bambini già con l'idea della legalità, per far comprendere che alcuni comportamenti non sono leciti, non sono legali, sono al di fuori del vivere civile. I reati più comuni, beh, un po' tutti, dal peculato alla corruzione in atti giudiziari, che diciamo, sotto il profilo della eclatanza e della rilevanza sociale ha una sua consistenza, specie nell'ultimo periodo, la concussione ovviamente, quindi, che richiama il comportamento del pubblico amministratore o del pubblico ufficiale, che in un certo senso, formula delle richieste e che svolge la sua funzione, non perché demandato dalla legge, e perché deve osservare, le procedure previste, bensì perché è mosso da un intento utilitaristico, che in un certo senso vessa il cittadino. La realtà dell'abate non è difforme rispetto a quelle che sono le altre realtà geografiche, certamente, sono i flussi economici che, in un certo senso, rendono più praticabili, tra virgolette, fatemi passare questa parola, determinati reati rispetto ad altri.